Benvenuti a questo nuovo tutorial nel quale, come vedete dal titolo, vi voglio parlare di UEFI, questa strana sigla che sta facendo parlare molto ultimamente, e Secure Boot. Ecco, fra parentesi, nel titolo del video vedete tema suggerito. È la prima volta che uso questa scritta perché è la prima volta che registro un video il tema del quale mi è stato suggerito da uno di voi che seguite il mio canale YouTube. Quindi, d'ora in avanti, se ci saranno altre occasioni, quando vedrete questa scritta aggiunta al titolo del video, sarà perché non sarà un soggetto che ho cercato o deciso io stesso, ma sarà stato suggerito da voi, da uno di voi. Bene, fatta questa doverosa premessa, passiamo al tema UEFI e Secure Boot. Ecco, qui ho messo una serie di link informativi che vi lascerò come sempre nella descrizione del video e non ho scritto nient'altro questa volta nella scaletta perché andrò a spiegare così per sommi capi quanto secondo me è importante conoscere e fare chiarezza allo stato attuale su questi due elementi. Direttamente, quindi parlerò direttamente mediante i vari link nel browser che ho già aperto qua. Allora possiamo iconizzare le nostre note e partiamo. Dunque, prima di parlare di UEFI e Secure Boot in quanto tali, è d'obbligo fare un piccolo passo indietro per capire da dove parte il tutto. Allora, visto che UEFI è un elemento incluso nei nostri PC o che sarà incluso tra non molto nei nuovi PC di nuova fabbricazione e che andrà a sostituire un elemento che esiste da quando sono nati i PC praticamente, che si chiama BIOS o BIOS detto all'inglese, è meglio spendere due parole sul BIOS perché è possibilissimo che molta gente utilizzi PC da anni e anni e non si sia mai resa conto che i loro PC contengono un piccolo chip, un piccolo elemento chiamato appunto BIOS o BIOS. In due parole, ovviamente vi lascio questo link di Wikipedia dove spiegano cos'è il BIOS, la sua storia, eccetera, cosa serve, quindi non sto a rileggere, a ripetere quanto c'è scritto qua. Dico semplicemente che il BIOS è quel piccolo elemento, quella piccola memoria, quel piccolo pezzo di software che è il primo a partire quando voi accendete il PC. Cioè, fate conto che quando premete il pulsante di accensione del PC o l'interruttore, insomma, a dipendenza del modello di PC, proprio fisicamente il pulsante, voi premete il pulsante, il PC, la ventola e tutto si avvia e in quel preciso istante è già intervenuto, sta intervenendo il BIOS. Il BIOS è appunto un piccolo software che fa da tramite fra l'hardware, cioè la struttura fisica del vostro PC, e il software, cioè il sistema operativo del vostro PC. Fa da tramite in modo che il sistema operativo possa riconoscere di cosa è composto il PC, come è costituito il PC, se c'è il lettore di CD, DVD, se c'è agganciato un modem, una pennetta USB, una periferica come una stampante, quanta memoria c'è nel PC, quanti gigabyte di memoria ci sono, da dove il PC deve partire. Cioè, deve partire dall'unità disco DVD, da una pennetta USB o direttamente dall'hard disk, dal disco fisso del PC. Ecco, tutte queste cose sono gestite dal BIOS proprio nei primi istanti di partenza del PC. Ecco, se avete già avuto modo di intervenire nel BIOS per un qualsiasi motivo, anche solo per modificare la sequenza di boot di partenza del PC,
magari per difetto il vostro PC inizia a verificare se c'è un CD nel lettore di CD e poi parte dall'hard disk e voi volete cambiare perché volete farlo partire da una penna USB, dovete entrare nel BIOS. Ecco. E a dipendenza del PC e del tipo di BIOS, solitamente c'è un tasto specifico per far apparire il menu del BIOS che è tipo questo, ecco. Qui vedete, questo è un classico menu di BIOS. Vedete, si parla di anni 1984, proprio dai primi PC, da sempre esiste il BIOS, vedete? Conferma. Ecco, per entrare in questo menu, che quindi interviene prima della partenza del sistema operativo, che sia Windows, che sia Linux, che sia quello che volete voi, questo è ancora prima, il passo prima, proprio appena avete premuto il tasto di partenza del PC, ecco, per intervenire, per far intervenire questo menu, per farlo apparire, di solito si preme un tasto Escape o l'F10 o l'F9, cioè non c'è un tasto veramente fisso, dipende dal modello di PC e di BIOS, quindi per uno può essere l'F10, bisogna proprio guardare quando si accende il PC nei primi istanti, di solito appare una scritta, magari il logo della marca del PC, e magari sotto in basso una scritta con scritto per accedere al BIOS o al menu di setup iniziale, premere, che ne so, F7. Ecco. E quel tasto lì dovete prepararvi col dito, schiacciare, continuate a schiacciare F7 finché vedete apparire un menu tipo quello lì del BIOS che vi ho fatto vedere prima, o tipo questi. Vedete, ci sono diversi tipi di BIOS e diversi tipi di menu. Ma più o meno il contenuto è sempre quello, eh? Dipende dalla marca del costruttore del BIOS o del BIOS in quanto tale, però vedete che si assomigliano tutti, sull'azzurro, massimo verdino, grigio. E fisicamente un BIOS può essere tipo questo, proprio un chip di memoria, ROM, quindi non volatile, quindi permanente, non RAM, quindi che la memoria RAM, sapete che in un PC quando spegnete il PC è morta, è cancellata, la memoria ROM è fissa, ecco il BIOS può essere tipo questo, vedete qua c'è proprio scritto BIOS o BIOS. Ecco, dicevo appunto, a dipendenza del tipo di BIOS, dovete premere un certo tasto subito nei primi istanti di accensione del PC per ottenere questo menu. Ecco, ma questo era solo per dirvi cos'è il BIOS. E questo BIOS, che è vecchissimo appunto, è giunto ormai a fine carriera, diciamo. Ci si è accorti che ha delle carenze ormai per le esigenze moderne dei PC moderni, e allora Intel ha iniziato a lavorare su un nuovo sistema. Prima era solo Intel, adesso ormai è una cosa che sta diventando unificata, e questo sistema è EFI o UEFI. E questo sistema andrà nei PC di prossima fabbricazione, nell'immediato futuro, a sostituirsi appunto a questo BIOS. Il ruolo sarà il medesimo e lo potete vedere in questa pagina di Wikipedia in inglese, no, scusate, questa, ecco, vedete qui in questo schema sulla destra che avete l'hardware, cioè la parte fisica del vostro PC, il firmware, vabbè, lasciamo perdere, non andiamo troppo nel complicato, comunque diciamo tutto questo fa parte fisica del PC, c'è l'EFI o UEFI, che si sostituisce quindi nel ruolo e anche proprio come posto fisicamente al BIOS, e poi c'è il sistema operativo che parte. Quindi vedete, l'UEFI va semplice, è un sistema, diciamo così, impropriamente di BIOS modernizzato, più moderno, costruito su basi più moderne, più efficaci e più adatte ai tempi, però è pur sempre un BIOS, se vogliamo dire così, come ruolo, ecco. Quindi abbiamo visto cos'è il BIOS, giusto per capire da dove si parte, ma in realtà quello che ci interessa per questo video è l'EFI o UEFI. Dunque, EFI sarebbe Extensible Firmware Interface, che poi si è evoluto in Unified Extensible Firmware Interface, quindi UEFI. In realtà oggi dunque si parla di UEFI o EFI, che è poi questo sistema appunto iniziato da Intel e poi sviluppato ancora insieme ad altri costruttori e attori della scena dei PC, insomma, del mondo. Ecco, qui ho messo una pagina in italiano che spiega un po' cos'è l'EFI barra UEFI, che appunto dove si conferma quello che ho appena detto, che andrà a sostituire gradualmente gli attuali BIOS nelle schede madri dei PC,
però la pagina più completa e aggiornata, come spesso accade, è ancora quella in inglese piuttosto che quella in italiano, quindi vi darò anche il link della pagina Wikipedia inglese, dove ci sono anche vari schemi per capire bene cosa succede, cosa fa, cosa non fa questo UEFI, che è molto evoluto rispetto al BAS, che era molto, molto limitato, molto rigido. Ecco, quindi scopo dell'UEFI identico a quello del BAS: fare da tramite fra la parte fisica del PC e il sistema operativo che ci deve girare sopra, che deve permettere di interfacciare l'uomo alla macchina e il sistema operativo. Fra il sistema operativo e la macchina c'è ancora questa piccola parte software che parte proprio quando parte il PC. Questo non cambia, il principio non cambia. Ecco, una piccola confusione che almeno io la interpreto come una piccola confusione che è andata a crearsi negli ultimi tempi, con l'incrementare dei discorsi e dei dibattiti su questo UEFI, è la confusione con il Secure Boot, perché si è da sempre, da subito, associato Secure Boot e UEFI, che in un certo senso non è sbagliato, ma in altri sensi è parecchio sbagliato. Cioè, UEFI è un sostituto più moderno del BIOS. E punto, è finita lì. E UEFI in quanto tale non è nessun pericolo né per Linux né per Windows né per nessun sistema operativo e non è un impedimento particolare per nessuno. Infatti, a dimostrazione di ciò, il kernel Linux è un pezzo ed è un pezzo di versioni che è in grado di interfacciarsi con questo sistema UEFI. Quindi non è questo il problema che spaventa il mondo open source e Linux, ma ciò che spaventa, o che inizialmente ha spaventato parecchio, è il Secure Boot, che appunto con l'UEFI in quanto tale direttamente non ha nulla a che fare. Il Secure Boot è stato associato all'UEFI semplicemente perché si basa sull'UEFI, cioè il Secure Boot funziona basandosi sull'UEFI e non più sui vecchi BIOS, è tutto lì il legame fra le due cose, cioè Secure Boot e UEFI sono due cose differenti. L'unica cosa che li unisce è il fatto che il Secure Boot per funzionare è un sistema che si basa sull'UEFI e non più sui vecchi BIOS, tutto lì, quindi non bisogna confondere le due cose. Il Secure Boot è una cosa, non so se chiamarla funzionalità, un'implementazione decisa da Microsoft iniziare a utilizzare con il suo prossimo sistema operativo Windows 8 per, nelle intenzioni almeno, rendere più sicuri i PC in modo che non siano attaccabili nelle prime fasi di partenza, eccetera, eccetera. Non andiamo troppo nei dettagli, si potete leggere qui in questo link che vi lascio anche questo nei commenti, cioè nella descrizione del video. L'avvio sicuro Secure Boot qui è descritto in breve in cosa consiste e cosa comporta. Ecco perché quindi il Secure Boot fa discutere il mondo Linux, come è descritto in questo altro paragrafo critiche. Perché se è attivato su un PC nuovo, quindi stiamo parlando di PC futuri, quelli che usciranno fra poco con questo UEFI Secure Boot e Windows 8, se è attivato il Secure Boot implica che solo un sistema operativo certificato possa partire su questa macchina. Cosa significa? È un po' come se Windows 8 viene costruito un PC, voi sapete che tutt'oggi praticamente la quasi totalità dei PC vengono venduti già con Windows a bordo installato. Ecco, questi nuovi PC con Windows 8 preinstallato avranno una versione e un esemplare di Windows 8 firmato da Microsoft, quindi con una firma, un sistema di firme tipo il GPG, firma chiave pubblica, chiave privata. Ecco, e questo sistema operativo Windows 8 preinstallato e prefirmato da Microsoft, che quindi certifica che quel
prodotto è originale suo e firmato da lei, da Microsoft, verrà riconosciuto dal sistema UEFI con questo sistema di chiavi. E quindi potrà partire. Se noi su questo stesso PC, senza toccare nulla, quindi con il Secure Boot come funzionalità attivata nell'UEFI, perché è nell'UEFI che il Secure Boot viene attivato, noi non potremmo inserire il nostro CD o la nostra chiavetta USB e far partire nemmeno una live di Ubuntu o di Fedora o di OpenSUSE o di qualsiasi altra distribuzione Linux, perché questi sistemi operativi, allo stato corrente, non avrebbero questa chiave, in modo che poi l'UEFI riconosca il sistema operativo e gli permetta di partire. Ecco, tutto lì. Cioè, tutto lì, nel senso, non che non è chissà che problema, è un bel problemone grosso da risolvere, ma tutto lì nel senso che non è complicato da capire. È una questione di firme, quindi di certificazione del sistema operativo che può partire su quel PC. Ecco, e cos'è la critica, il grosso spavento del mondo open source? Che se Microsoft e i produttori di PC si mettessero d'accordo per forzare questo Secure Boot che sia sempre attivo e non possa essere disattivato, o il mondo Linux si attrezza con delle chiavi sue in modo da far partire anche Linux su queste macchine, o sarebbe inutile per noi comprare questi PC perché non potremmo comunque utilizzarci Linux sopra, non avendo la firma per far riconoscere il sistema operativo da far partire. Ecco, è più difficile da spiegare che da capire, insomma. Non so se fino a che punto sono stato chiaro, basta leggere qua e si capisce il concetto. Quindi attenzione, Red Hat, quindi la grossa azienda distributrice del suo Linux e anche del progetto Fedora, e Canonical, quindi la casa madre di Ubuntu, si stanno già attrezzando per o acquistare a loro volta una chiave in modo che la rispettiva distribuzione Linux venga riconosciuta dal sistema UEFI se attivo col Secure Boot, e anche Canonical potrebbe fare la stessa cosa, o prevedono di crearsi una loro chiave e di farla riconoscere, di farla certificare, di renderla attiva e quindi riconosciuta dal sistema. Ecco, quindi spero che con questo video abbiamo chiarito un paio di cose. UEFI in quanto tale non ha niente a che fare con Secure Boot. Secure Boot ha bisogno di UEFI per funzionare. Secure Boot viene attivato, è un'opzione che ci sarà in UEFI per attivarlo, e appunto tutti i fabbricanti, scusate, tutte le distribuzioni Linux, tutto il mondo open source sta spingendo affinché i fabbricanti di PC effettivamente rendano disponibile la possibilità di disattivare anche Secure Boot, perché Microsoft dice: ok, tanto io sono a posto, ho la chiave, per me Windows 8 può partire su questi PC solo col Secure Boot attivato e la verifica della chiave. Per gli altri, se vogliono, i produttori dovranno, così dice Microsoft, dovranno offrire comunque l'opzione per disattivare Secure Boot, perché il problema si risolve magicamente semplicemente disattivando Secure Boot. Allora possiamo installare tutto il Linux che vogliamo. Se questo non è possibile, o se non fosse possibile, magari per qualche fabbricante di PC che dice no, il Secure Boot è attivo per difetto e non permettiamo di disattivarlo, allora anche il mondo Linux avrà bisogno delle sue chiavi per far partire Linux su questi PC, altrimenti è inutile comprare questi PC. Ecco. Io ho terminato, vi ringrazio come sempre per l'attenzione, un saluto e alla prossima.